età e si propone dentro una delega, come è tipico di questa intera proposta di riforma, dentro una delega ampia e indistinta, si propone lo Stato di fare il catalizzatore, se ben capiamo, di finanziamenti privati e pubblici. Che bisogno c'è di questo? Non ce n'è alcun bisogno. C'è bisogno di continuare invece quella strada virtuosa che qua e là si intravede in questa proposta di legge delega e che appunto mira a sollecitare capitali buoni che vanno nella direzione di allargare la sussidiarietà e di allargare il concetto di profitto, che sta dentro lo spirito dei tempi. Allora, per questo motivo ribadisco il nostro voto totalmente contrario a questo articolo e favorevole a questo e successivi emendamenti. Grazie. La ringrazio. Deputata Di Vita, prego. Sì, Presidente, io racconto una storia. C'è Vincenzo Manes, un amico decennale di Renzi, un capitalista, un finanziere, assunto da Renzi come consulente pro bono per il governo, che già nel 2014 esce anche a mezzo stampa, quindi io non sto facendo illazioni né sospetti di alcun tipo, e racconta la sua idea innovativa di sociale. Ripeto, lui è un finanziere, quindi si occupa di finanza e non di sociale. E questa sua idea viene ribattezzata l'IRI del sociale. Praticamente lo traduciamo il solito carrozzone pubblico che diventa mangiatoia. Parla di un organismo che guarda caso poi diventa una fondazione, che ha l'obiettivo di perseguire delle fantomatiche finalità pubbliche, ma deve essere comunque un ente privato. Allora, in questa riforma del terzo settore alla Camera non è uscita fuori mai questa proposta. Infatti, come ho detto, c'è stata veramente una grande differenza tra il modo di lavorare alla Camera e il modo di lavorare in Senato. In Senato, in cui probabilmente i senatori del Partito Democratico hanno una dialettica interna più spiccata, spunta all'improvviso in Commissione un articolo intero nuovo, articolo 10, comincia una bagarre tutta interna alla maggioranza, sembra che la maggioranza ripristini il senno e viene bocciato. Dopodiché si passa in aula, rispunta magicamente questo articolo 10 che istituisce la Fondazione Italia Sociale, ben 10 senatori del PD, e io faccio complimenti per il coraggio, si rifiutano di approvarla e alla fine viene approvata, guardate un po', con i voti dei verdiniani. Gli stessi che dite di cui di non avere assolutamente bisogno, perché la maggioranza è compatta, quindi figuriamoci. Ma di che cosa stiamo parlando? La Fondazione Italia Sociale è una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche. Cioè, io la potrei anche finire qui, perché la pazzia e il paradosso già si spiegano da soli. Non solo, viene finanziata con 1 milione di euro pubblici. Non viene specificato nel testo a cosa serve. Ma se voi lo chiedete ai rappresentanti del governo, nemmeno loro lo sanno, perché quello che sa a cosa serve la fondazione è Vincenzo Manes. Io vi invito anche adesso ad andare su YouTube, trovate un bellissimo approfondimento di 58 minuti in cui Vincenzo Manes dice di avere scritto questa proposta, Gigi, cioè Luigi Bobba, sottosegretario, gliel'ha approvata, Matteo, cioè Renzi, il Presidente del Consiglio, lui li appella così pubblicamente, non fa, per lui non è assolutamente un problema chiamarli come se fossero compagni di scuola, e grazie a Verdini viene approvata. Quindi il suo obiettivo è quello di creare una fondazione privata, il cui consiglio di amministrazione, qui dentro non lo trovate scritto, è scritto in maniera vaga, proprio perché poi magari sarà Manes a spiegare al governo come scrivere i decreti delegati, ma secondo l'idea di Manes il consiglio di amministrazione, anzi il consiglio di fondazione come lo chiama lui, sarà costituito in prevalenza da soggetti assolutamente privati. Quindi abbiamo una fondazione privata gestita da privati. E come opererà? Anche qui non lo trovate scritto solamente per linee vaghe che ha l'obiettivo di integrare il welfare, il microcredito, utilizzare strumenti di finanza sociale, ampliare l'innovazione sociale per le imprese del terzo settore. In realtà, se ascoltate il promotore di questa proposta, come funzionerà? Il consiglio di fondazione della Fondazione Italia Sociale
avrà a disposizione ingenti patrimoni, perché il milione di euro pubblico gli serve solamente per partire, ma lui poi, grazie a delle ingenti donazioni da parte delle multinazionali, lui parla dell'ordine di 50 progetti da 20-50 milioni di euro, tramite questi fondi deciderà quali imprese sociali, ma anche non sociali, quindi SRL, SPA, imprese private, qualsiasi tipo di impresa, aiutare tramite i fondi della fondazione e portare avanti determinati progetti. Ha specificato che l'impresa sociale che vuole accedere a questi finanziamenti dovrà sottostare a quanto deciso dalla fondazione privata, che io, ma siccome sono malpensante, credo che questa fondazione Italia Sociale sarà presieduta da Vincenzo Manes, ma Luigi Bobba in commissione si è messo a ridere facendomi capire che sono sempre io quella che pensa male, poi vedremo. E quindi sarà la fondazione a decidere chi parteciperà a questi progetti, chi potrà avere il finanziamento. Non ci saranno bandi, non ci saranno creditori, non ci sarà controllo, non verrà rendicontato nulla, verrà fatta solo una relazione alle Camere sull'operato della Fondazione Italia Sociale, senza tra l'altro specificare reso conto di cosa, reso conto di come sono stati spesi i soldi, reso conto di quali imprese sono state aiutate, reso conto di quale impatto sociale è stato sviluppato nella società, non si sa. Quindi noi stiamo regalando una fondazione, concludo, all'amico di Renzi, istituita per legge, quindi i parlamentari stanno istituendo per legge la fondazione di Vincenzo Manes, che grazie a 1 milione di euro pubblici inizierà la sua attività, sì. Dopodiché lo Stato non ne saprà più niente. Ditemi voi se questo non è un regalo agli amici degli amici, tanto per cambiare. Allora, deputata Grillo, a titolo personale, prego. Sì, Oltre ad avere dell'incredibile che noi per sapere che cosa fa questa fondazione siamo costretti a guardare un video su YouTube, perché sembra che qui il governo sia affetto da un mutismo patologico, io voglio richiamare un concetto che ho letto in un'intervista di Roberto Scarpinato di qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano. Io credo che questo governo risponda perfettamente a un'ideologia, chiamiamola così, che corrisponde all'idea di socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Non è complicato, guardate, è semplice, laddove si perde chiunque, siano anche le banche, deve essere socializzata la perdita, laddove invece c'è da guadagnare c'è sempre qualche furbo che esce dal cappello di questo governo, di un altro governo, perché